Già è nata, eccoci qua. Oppla, benvenuta a Padma. Questo è un altro dei nostri incontri, diciamo così, di chiarificazione dei concetti vedici. L'argomento di cui vogliamo parlare oggi è se il puro devoto commette errori, può commettere errori. Punto di domanda. E soprattutto, che cos'è un puro devoto? Noi abbiamo già fatto un paio di video al riguardo, però probabilmente possiamo ampliare la questione. Ci sono, secondo la scienza della Bhakti, ci sono tre livelli di realizzazione. C'è il Kanishsa Dikari, Madhyama Dikari e l'Uttama Dikari. L'Uttama Dikari è il puro devoto. Che cosa caratterizza la differenza tra Kanishsa, Madhyama e Uttama? Il Kanishsa Dikari è una persona che magari non ha, diciamo così, motivazioni egoistiche. Quindi in un certo senso è un puro devoto. Non è che vuole sfruttare Krishna, la religione, gli allocchi, e le persone che vogliono avvicinarsi alla vita spirituale. Lui semplicemente è, diciamo così, libero da motivazioni materiali, egoistiche. Però, e già questo è molto al di sopra degli altri, perché gli altri, come abbiamo detto, le tre categorie in basso sono i desperados, che non sanno che altro fare, per cui scelgono una vita relativamente comoda e pigra da parassiti all'interno di un ashram o di un tempio o di una chiesa, eccetera. Poi ci sono gli imbecilli che credono a qualsiasi cosa, perché non hanno l'intelligenza della discriminazione tra dharma e adharma, vidya e avidya. Gli vai a raccontare qualsiasi panzana, basta che gli dici che l'ha detto Dio, e allora bevono tutto. Probabilmente gli imbecilli purtroppo non hanno la capacità proprio neuronale, fisica, per arrivare a capire la differenza. E così non capiscono la differenza tra dharma e adharma, tra bene e male. Per cui se tu gli dici che quello lì ha parlato male del guru, per esempio, bisogna ammazzarlo, bisogna assassinarlo. Allora, qui una persona normale, con un minimo di, diciamo così, coscienza, capisce che questo non è dharma, specialmente se l'assassinio viene complottato in segreto e la persona in questione non è un vero aggressore fisico, semplicemente si è limitato a dissentire, a parlare, a protestare. Quindi chi imprigiona, tortura, perseguita, danneggia, uccide, eccetera, i dissidenti, perché non sono d'accordo con quello che viene detto, non è una persona che sa cosa vuol dire Dharma. I principi del Dharma, ricordiamoli, sono la veridicità, onestà, compassione, purezza mentale, fisica, social, pulizia e autocontrollo.
La terza categoria di persone degradate è quella dei cinici, che se ne approfittano, sanno benissimo quello che stanno facendo e lo fanno in modo cinico e corrotto, perché gli fa comodo. E questi sono proprio asurici. Invece, tra le persone che noi potremmo definire puri devoti, cioè, appunto, il caniche Adhikari è uno che è pur devoto in un certo senso, perché perlomeno è sincero, è onesto, perlomeno ha un po' di compassione, sa un pochino cosa vuol dire Dharma, c'ha un pochino di vidya, ma mica tanta. Per cui il caniche Adhikari si impegna sinceramente nel servizio della divinità nel tempio. Distribuisce prasada, distribuisce, è gentile con le persone, non si offende facilmente, non cerca di imporre la propria volontà a nessuno, quindi però non ha molta conoscenza, non sa veramente distinguere chi è devoto da chi non è devoto. Misura ancora la gente con dei metri materiali, con delle misure materiali. Per esempio, se vede se le persone seguono dei principi regolatori oppure no, se delle persone seguono una sadhana oppure no, se le persone si comportano correttamente nel tempio oppure no. Se l'adorazione alla divinità viene compiuta correttamente oppure no. Questi sono i Kanishta Adhikari. Poi ci sono i Madhyama Adhikari. Madhyama Adhikari possono essere anche loro puri devoti. Un pochino meglio dei Kanishta, perché il Madhyama Adhikari ha una conoscenza, diciamo così, abbastanza solida delle scritture. Ora, l'idea di conoscenza, c'è un passaggio tra conoscenza pratica e conoscenza applicata. Questo passaggio è la realizzazione. Allora, la conoscenza teorica a un certo punto si realizza e da lì in poi diventa conoscenza applicata. Jnana, Prakash e Vijnana. Quindi la conoscenza teorica, se uno è sincero, cerca di metterla in pratica. Magari non la capisce bene, però sente che c'è qualcosa. Poi a un certo punto, durante il viaggio, avrà una realizzazione e comincia veramente a vedere la realtà così com'è. E questo è quello che Krishna dice alla Bhagavad Gita, Darshina. Tattva Darshina, quelli che vedono la verità. Questa è una posizione intermedia che va dal Kanishtha all'Uttama, cioè tutto quello che c'è in mezzo lo chiamiamo Madhyama, cioè in mezzo, che sta in mezzo. Ora, il Madhyama Adhikari, oltre ad avere le qualità positive del Kanishtha Adhikari, siccome ha la conoscenza, si preoccupa anche di insegnare quello che sa, nella misura in cui l'ha capito, nella misura in cui ha visto che è vero, che funziona, eccetera, eccetera. Quindi può diventare guru. Non è il guru ideale, perché ancora non è realizzato al 100%. Perché quando arriva, la sua realizzazione arriva al 100%, arriva al livello dell'Uttama Adhikari, cioè il livello più alto. Ora, il Madhyama Adhikari, anche lui pur devoto, però non è che c'ha proprio le idee chiare, non è realizzato, non è arrivato alla realizzazione della trascendenza, è ancora impegnato nella sadhana bhakti, cioè nella pratica regolata della devozione, dello sviluppo spirituale, dello studio, dell'adorazione della divinità, però ha più conoscenza, più realizzazioni sicuramente del Kanishtha Adhikari. Quindi quello che lui ha imparato lo può insegnare agli altri.
Questo non c'è nessun problema. Guru è anche il maestro di scuola elementare che insegna matematica e aritmetica ai bambini. Quello è Guru. Perché Guru? Perché ha realizzato, conosce bene, ha capito, ha realizzato quello che sta insegnando e si preoccupa del bene degli studenti. Cioè vuole insegnare agli studenti. Questo è Guru. Ok? Ora arriviamo al concetto di Uttamadikari. L'Uttamadikari vuol dire, tradotto letteralmente, la persona che ha la massima qualificazione. L'Uttamadikari è descritto nella scienza della Bhakti come una persona che ha veramente realizzato la trascendenza. E come dice Krishna Bhagavad Gita, Brahma Bhuta Prasannatma, Naso Chatina Kankshati, Sarva Sarveshu Bhuteshu, Mad Bhakti, Labhate Param. Questa persona è situata sulla livello della bhakti vera, trascendentale, Raganuga Bhakti. Da cosa si vede? Si vede perché ha realizzato Brahman, Paramatma e Bhagavan. Non è che uno può realizzare Paramatma o Bhagavan, addirittura Bhagavan, senza realizzare Brahman. Cos'è il Brahman? Brahman significa semplicemente trascendenza. Non è che uno diventa trascendentale perché si mette la maglietta con su scritto AOSU trascendentale. Uno diventa trascendentale quando trascende. Ma che trascende? Non è che trascende l'intelligenza, non è che trascende il buon senso. No, trascende le identificazioni materiali e gli attaccamenti materiali che Krishna nella Bhagavad Gita definisce come Ahankara e Mamatva. Questa posizione trascendentale è la liberazione, mukti, moksha, perché siamo liberi dai condizionamenti materiali. Cosa sono i condizionamenti materiali? Qui c'è gente che continua a parlare con i condizionamenti materiali, il concetto corporale dell'esistenza, e non si rende conto di quello che sta dicendo. Perché il concetto corporale dell'esistenza, che cos'è se non l'identificazione con il corpo? Certo, perché l'identificazione col corpo porta dietro tutto il resto. Brava! Ma quando la gente dice, ah, quello lì c'ha un concetto corporale dell'esistenza, scusa, che cosa vuol dire secondo te? E tu no? Quando tu fai distinzioni spirituali basate sulla nascita e sul corpo, cioè quindi la nascita significa il corpo, perché il corpo è quello che stabilisce i parametri di questa nascita. Quando noi nasciamo otteniamo questo corpo, non è che otteniamo una villa Vaikunta quando nasciamo, cioè noi otteniamo questo corpo. Quindi i pregiudizi di nascita, l'identificazione con il corpo materiale fisico è il famoso concetto corporale dell'esistenza che noi dobbiamo superare. Per quanto riguarda i condizionamenti materiali, cosa sono i condizionamenti materiali? Sono quelli che ti fanno pensare che siccome tu sei il corpo e hai attaccamenti, sei limitato da condizioni materiali. Quindi, se sei una donna invece che un uomo, non puoi fare la pugia. Questo è un condizionamento materiale, ma non è il condizionamento materiale non significa che tu effettivamente non puoi fare la pugia. Significa che tu pensi che una persona che ha un corpo di donna non può fare la pugia. Quello è il vero condizionamento. Ma i condizionamenti materiali noi dobbiamo mantenerli o dobbiamo lasciarli? Fammi pensare, dobbiamo lasciarli. Giusto? Cioè tu vai a vedere, tutti quanti lo dicono. Cioè se tu chiedi a uno, no? Anche Marta Pippo, no? Dici, scusa, secondo te i condizionamenti materiali dobbiamo lasciarli oppure no? Cosa ti risponde? Oh no, dobbiamo tenerli. No, nessuno ti risponde così. Però, Certo. cosa vuol dire condizionamento materiale? Non sanno che cosa vuol dire. Perché se pensano
che condizionamento materiale non significa essere attaccati a un'organizzazione piuttosto che a Krishna. Essere attaccati a considerazioni politiche piuttosto che alla coscienza spirituale. E lì c'è un problema. Cioè, il problema è che noi dobbiamo capire che cosa vuol dire la terminologia che le persone usano. Perché se le persone usano la terminologia sbagliata, è chiaro che poi dopo l'applicazione della loro ideologia sarà un disastro. Facciamo un esempio. Un libro di ricette ti insegna a fare la torta e ti dice: mettete una tazza di farina. Ok. Se tu per farina intendi la segatura, tu puoi chiamarla farina quanto te pare, ma fai una torta di segatura. No, puoi chiamare torta di farina. Allora, se vuoi sapere cos'è la torta di farina, vai a vedere cos'è la farina, vai a verificare, vai sul vocabolario, vai nell'enciclopedia, vai, cerca finché trovi effettivamente che cos'è la farina. Poi allora, con la farina fai l'esperimento alla torta e vedi che viene tutta un'altra cosa. Per cui puoi farmi anche se no la tua torta con la segatura, non c'è problema, nessuno te lo vieta. Però poi dopo prova anche a usare questa come farina, invece che la tua farina, prova a usare questa, vedere se viene meglio. E in effetti viene meglio. Quindi il problema, quando si parla di concetto corporale dell'esistenza, di condizionamenti materiali, di guru, di puro devoto, di coscienza di Dio, eccetera, eccetera, bisogna andare a vedere di che cosa si tratta. Molte persone pensano che la coscienza di Dio sia essere coscienti che Dio esiste e parlare sempre di Dio a tutti. Allora tutti sono coscienti di Dio, pure i mullah, pure gli islamisti, pure cioè, i cardinali cattolici. Infatti, molte di queste persone fanno una bella confusione, sia come Dharma che come Vidya, avvicinando o diciamo, equiparando le ideologie abrahamiche con la tradizione vedica o la tradizione della Bhakti. Però se noi ci prendiamo la briga di effettivamente leggere questi testi scritturali abrahamici e di ascoltare degli insegnanti di queste ideologie abrahamiche, quelli effettivamente riconosciuti e qualificati, non la propaganda destinata ai soliti idioti utili che si possono manipolare e abbindolare con le belle favolette, no, quello che si dicono tra di loro. Quindi bisogna infiltrarsi, mettersi il cappuccio e andare nella moschea a sentire quello che l'imam dice veramente, non quello che... Ma ormai lo dicono anche molto chiaramente dappertutto, quello che effettivamente vogliono fare. Basta sapere dove andare a leggere. Quindi il problema è la nomenclatura. Capire esattamente che quali sono i concetti. Come si diceva prima, si parla della conoscenza, quando si parla di conoscenza vedica, è scorretto, è truffaldino spacciare, per esempio, i libri di commentatori successivi e settari per conoscenza vedica. Ci va benissimo Chaitanya, Krishna Chaitanya, detto Goranga, per me è una personalità straordinaria. Ma bisogna veramente capire chi era, chi è e qual era la sua missione.
spacciare la Chaitanya Charitamrita come scrittura vedica. Dai, Bhagavatam? il Bhagavatam è una scrittura vedica, ma nella categoria delle smriti. Smriti vuol dire ciò che viene ricordato. Allora, qui abbiamo due considerazioni che abbiamo brevemente affrontato nell'incontro, come si fa a stabilire se una scrittura è autentica, uno shastra è autentico. Allora, innanzitutto bisogna distinguere tra shruti e smriti. Lo shruti è assoluto, lo smriti è relativo. Quindi, quando noi parliamo di letteratura vedica, strettamente parlando, stiamo parlando delle quattro Veda Sanghita, degli Upanishad e della Bhagavad Gita, perché la Bhagavad Gita è riconosciuta come una delle Upanishad, la Gita Upanishad. Possiamo anche considerare il Vedanta Sutra, ma il Vedanta Sutra non è indispensabile, lo possiamo lasciare lì un attimo, diciamo, nello scaffale, tanto a lunga conservazione, quindi non è un problema, non va male. Mentre invece i Purana e le Itihasa sono chiamati il quinto Veda, ma perché, vabbè, sono il quinto Veda, ma non sono veramente le scritture vediche. Purana e Itihasa sono compilazioni di storie antiche. Purana vuol dire storie antiche. Quindi possono essere scritti in qualsiasi momento. Ora ci sono 18 Mahapurana che sono considerati autentici in generale da tutti, nella tradizione induista, nella tradizione vedica, perché sono stati compilati secondo la tradizione, o da Vyasa o dai suoi immediati discepoli. Però ci sono una pacca di altre Purana che sono stati compilati più tardi, così come ci sono molti altri, molte Upanishad, per esempio, che non sono le 108 Upanishad originarie. Chiunque può scrivere di Shastra. Il valore di ogni Shastra deve essere, diciamo così, esaminato, analizzato, valutato a seconda di quanto sia in accordo con i principi fondamentali di Dharma e Vidya. Quindi noi in qualsiasi momento possiamo accettare o rifiutare qualsiasi testo che non, diciamo così, che non è in accordo, come diceva anche Bhaktivedanta Swami, no? In accordo con la letteratura vedica originaria. Ora c'è un problema aggiuntivo, quello delle modifiche non autorizzate. E questo chiunque le può, nel senso non che è autorizzato a farlo, ma ha la capacità di, chiunque ha la capacità di farlo. Se appena appena uno sa un po' di sanscrito, dato a scuola, anche se è un demone proprio, cioè con le corna, se sa sanscrito può scrivere quello che gli pare. E lo può far passare per una scrittura autentica. Per esempio, oltre alla Chaitanya Upanishad, hanno fatto anche la Cristo Upanishad, che è l'Upanishad del Gesù Cristo. Madhvacharya è famoso per essersi inventato un sacco di citazioni e addirittura un sacco di titoli di testi che nessuno ha mai sentito, che esistevano magari nella sua mente, però ho capito. Per cui, da tali illustri precedenti, noi possiamo tranquillamente, diciamo così, contemplare l'idea che qualsiasi testo che non sia stato verificato da molteplici fonti, che devono essere tutte uguali, tutte d'accordo. Perché se in una versione manca quel verso lì, uno si deve chiedere perché manca, o perché c'è nell'altra versione, che forse non dovrebbe esserci. Personalmente io ho conosciuto
un discendente di una famosa famiglia di brahman eruditi, pandi di corte, eccetera, eccetera, del Karnataka, che si sono ridotti proprio alla disgrazia. Infatti questo grande erudito alla fine è andato a fare, a lavorare per le nanotecnologie negli Emirati Arabi, figurati te, che grande erudito. Comunque questo grande erudito mi ha detto che nello Bhagavata Purana che circola, che è stato fatto circolare specialmente dalle edizioni che conosciamo, ci sono dei versi che sono completamente inventati. Scusa, nelle edizioni della BBT. Oh, e chi ce l'ha messi? Può averceli messi Baladeva Vidya Bhushana, può averceli messi chiunque, da là a qua, non ce li ha messi Vyasadeva. Per cui, cioè, capito, vabbè, però non è che a noi interessa andare a fare questo tipo di bucce al Bhagavata Purana. Il problema è che noi dobbiamo capire però quali sono le sovrapposizioni ideologiche abramiche, tossiche, contrarie al Dharma e contrarie a Vidya. E quelle dobbiamo assolutamente lavarle via. Allora, la cosa importante è che nel sistema vedico non esiste il concetto di messia. Il concetto di messia è una, diciamo così, una sovrapposizione tipicamente abramica che parte dallo zoroastrismo, poi è diventata prominente nella ideologia giudaica, poi addirittura esasperata nel cristianesimo e peggio ancora nell'Islam. L'idea del cosiddetto messia, del guru, come l'avatar di Dio, infallibile, dimmi. La mentalità corrente nel posto che sei tu bene è che il puro devoto è onnisciente, per cui Ci stavo secondo alcuni. arrivando, esatto. Ci stavo, l'infallibile, infallibile vuol dire onnisciente. Perché se è onnisciente non fallisce mai. Ma allora perché mettere qualcuno a fare l'editing dei libri? Se l'autore del libro è onnisciente, perfetto, infallibile, quello che viene fuori deve essere perfetto, no? Perché avrebbe bisogno di un redattore di bozze. Cioè, il puro devoto non è onnisciente e infallibile, non ha bisogno di esserlo. Il puro devoto ha semplicemente bisogno per, diciamo così, qualificarsi come puro devoto, ha semplicemente bisogno di non avere delle motivazioni personali, egoistiche, ristrette o allargate, che vadano contro la, diciamo così, il bene dell'universo. L'universo come Viratrupa, la comunità universale come Brahman, come corpo materiale di Vishnu. Allora, noi abbiamo visto nella Bhagavad Gita che Krishna mostra ad Arjuna la Viratrupa. Quando noi diciamo il corpo materiale di Vishnu, oddio, Paramakaruna è diventato un offensore, l'offesa, l'offesa, eretica, bruciamo la sua roba, portate i fiammiferi. Che nausea. Vabbè, cioè, non è mica la prima volta, ci avete stufato. Allora, cosa vuol dire corpo? Se uno legge il decimo e l'undicesimo capitolo della Bhagavad Gita senza avere le fette di, non lo so, di mango sugli occhi, le fette di mango, dai, diamogli che fanno bene agli occhi, la pelle, mango, la vitamina A, i succhi,
Evitiamo il salame, che nessuno c'ha il salame. Però anche il mango non fa bene. Cioè, non ci si vede se non altro. Se uno legge capitolo 10, capitolo 11 del Bhagavad Gita, cosa Arjuna chiede a Krishna? Come possiamo meditare su di te? E Krishna cosa gli dice? Ah sì, allora, meditate, io sono la Vrindavana e suono il flauto con la piuma di pavone e c'ho le gopine. Gli dice così? A me non mi risulta. A me non mi risulta. Quello che fa Krishna è mostrare la forma universale ad Arjuna. La forma universale è il corpo materiale di Vishnu. In questa forma ci sono tutti i pianeti. Pianeti, fammi pensare, sono materiali. Oh, sì. Ci sono i Deva, ci sono i Naga, ci sono tutti quanti. Fammi pensare, tutti questi corpi sono materiali? Sì. Quando dice un occhio, il sole, l'altro occhio, la luna. Allora, il sole e la luna sono materiali? Sì. Non sono spirituali. Infatti, Krishna Bhagavad Gita dice, nella dimensione spirituale non c'è né sole né luna né elettricità, perché tutto è illuminato di luce propria. Perché è il Brahma Jyoti. Il Brahma Jyoti è la radiosità spirituale che emana da tutti i corpi spirituali. Quindi, quello è spirituale. Ma la forma universale, l'universo è materiale. Se c'è qualcosa di materiale, è l'universo. È vero che tecnicamente, cioè in realtà, tutto è spirituale. Il fatto che noi vediamo che qualcosa sia materiale è semplicemente perché lo vediamo noi. Pensiamo, la nostra visione è coperta dal Mahatattva, dal Mahamaya. Però, allora, se la forma universale, il Virat Purusha, non è materiale, non c'è niente che sia materiale. Sono d'accordo, niente è materiale. Però il Virat Purusha, se l'universo è materiale, il Virat Purusha è il corpo materiale. È il corpo materiale di Dio. Non è materiale, corpo materiale come il nostro, perché ha caratteristiche diverse. Così il corpo materiale dei Deva non è come il nostro, non funziona come il nostro, e funziona soprattutto sui livelli sottili. Il corpo umano funziona un po' sul livello mediano. Il corpo delle montagne, delle piante, eccetera, è ancora diverso dal nostro. Perché funziona soprattutto su, diciamo così, una frequenza di vibrazione ancora più bassa. La materia in realtà non è altro che frequenza di vibrazione dell'energia. Quindi in questo senso niente è materiale. Però se vai a sbattere contro un muro, non è che dici, ah vabbè, questa è la vibrazione di frequenza dell'energia, quindi posso passare attraverso un muro. No. Perché sono vibrazioni di frequenza diverse, quella del tuo sistema muscolo-scheletrico e quella del muro di cemento. Non sono la stessa frequenza di vibrazione, quindi non ci puoi passare attraverso. Quindi il concetto è che la meditazione che Krishna dà ad Arjuna per meditare su Dio in questo mondo è la forma universale. Noi dobbiamo capire che cos'è la forma universale. Ma questa forma universale è soltanto, come Krishna dice nella Bhagavad Gita, è soltanto prodotta da un frammento della sua energia. È soltanto un frammento del suo vibhuti, del suo potere, della sua shakti. Perché, come ci è stato spiegato, il mondo spirituale è molto più vasto. Cosa vuol dire? Vuol dire che è onnipresente.
Il problema è che per arrivare a capire veramente Brahman, Bhagavan, bisogna capire che cosa vuol dire onnipresenza, onniscienza, trascendenza, eternità, infinito e via dicendo. Ora, il puro devoto non ha bisogno di avere tutta la conoscenza, non ha bisogno di essere Dio. Quando nel Bhagavata Purana Krishna dice a Uddhava, Acharyam Mambijaniyam, bisogna considerare il guru, l'acharya, come Dio, nel senso che non bisogna mancargli di rispetto. Navamaneta karicit. In nessun momento bisogna mancargli di rispetto. Questo significa che quando una persona accetta un guru, deve prendere sul serio questa relazione. Non è che il guru c'ha la sua opinione, io ho la mia opinione. No? Non è che se il guru dice guarda che stai sbagliando, il discepolo dice vabbè, questa è la tua opinione, tu pensi così perché sei fatto così, se tu non sei d'accordo con quello che dico io mi stai trattando male, quindi sei tu che sei in torto. Cioè, questo è esattamente quello che non bisogna fare. Perché se uno accetta un guru, no, accetta di essere guidato, accetta di riceverlo in sé. Sennò che senso ha? Allora non chiamarlo guru, chiamalo amico, chiamalo compagno di merenda, chiamalo conoscente, chiamalo boh, vicino di casa, chiamalo collega, chiamalo quello che ti pare, ma no, non è guru. La relazione tra guru e discepolo è che sia il guru che il discepolo devono assicurarsi che la persona che hanno davanti sia qualificata. E quindi ci deve essere del rispetto, specialmente da parte dello studente che è vicino al guru. Tadvidi pranipatena. Pranipatena vuol dire avvicinando con rispetto. Pranam, pranipatena. Ok? Pranam, offrendo rispetto, offrendo omaggio. Pariprasnena vuol dire facendo tutte le domande possibili. E Sevaya vuol dire offrendo un servizio, rendendo un servizio utile a seconda di quello che il guru ha bisogno e ti chiede. Questa è la relazione tra guru e discepolo. Non vuol dire che il guru sa tutto. Il guru sì, il pur devoto, il guru, a seconda delle sue realizzazioni, che sia un canista, un madhyama, un uttama, ha uno spazio di realizzazione. Per cui il guru quando è sincero, chiunque quando è sincero, è in contatto col Paramatma. Quando una persona è sincera, la sua intelligenza gli dice, ma scusa, ma che cavolata è questa? No? Gli dice, ma guarda che questo qua ti sta cercando di prendere in giro. Cioè, questo è il Paramatma che può parlare. Ovviamente c'è anche la mente che può dire le stesse cose a torto. Quindi noi dobbiamo diventare capaci di distinguere tra la mente e la coscienza, il Paramatma. Come si fa a distinguere? Il Paramatma non ti dirà mai di fare delle cose che vanno contro la coscienza, che vanno contro i principi dell'etica universale, cioè il Dharma. Il Paramatma non ti dirà mai di andare contro i principi di Vidya, che è la conoscenza fondamentale. Quindi ci vuole guru, sadhu, shastra e paramatma. Quando noi abbiamo la fortuna di trovare un puro devoto che è anche capace di insegnare, perché mica tutti i puri devoti sono capaci di insegnare. Attenzione. Che non solo è capace di insegnare, ma si prende pure anche la responsabilità personale del tuo progresso. Quindi, uno, due, tre, pure devoto, capace di insegnare, si prende la responsabilità personale del tuo progresso, siamo fortunati. Però, chi lo fa oggi come oggi? Già lì
abbiamo visto che non ce n'è granché. Ma oltretutto, aspettarsi che questa persona sia anche onnisciente, quindi sappia già tutto, non si possa mai sbagliare. Cioè, una persona che è onnisciente dovrebbe parlare tutte le lingue, fluentemente, giusto? Mica soltanto bengali. C'è onnisciente. Una visione molto cattolica, sì. parlando del gruppo Sì. vacanze, No, ma venisse. va bene, se loro vogliono fare il Vaticano versione indiana, versione vedica, chiamala vedica, ma non esiste perché il Vaticano è esattamente l'opposto della conoscenza, diciamo così, ideologia vedica. Ma se vogliono fare il Vaticano, diciamo così, bengali, bengalizzato, eccetera, eccetera, no. Vabbè, oh, ma che lo facciano, a me non mi dà mica fastidio. Il punto è che c'è bisogno anche di persone che chiariscano che cosa vuol dire vedico. Di persone che siano disposte a imparare, a conoscere, ad applicare e insegnare i principi autentici, originari della conoscenza vedica. E questo è imprescindibile. Cioè, non c'entra niente con quello che fanno gli altri. Chi lo vuole fare, io sono disposta a collaborare, ad aiutare per quanto posso fare. Io non ho mai affermato di essere onnisciente, non lo affermerò mai, perché anche se lavoro come guru, non è l'idea di guru che hanno loro, è un po' Ah, poi diverso, è un po' figurati, diverso. guru donna. Se vabbè, guru no, vabbè. Sì, perché già 90 curani non, che cos'era? Infatti, come continuo a ripetere, lo scisma che è stato fatto dai famosi Rupanuga ai tempi appunto della seconda generazione, che si sono distaccati, si sono, come dire, si sono rifiutati di accettare l'autorità di Janava. E l'hanno ridotta a una brava donna che sa cucinare bene. No. Questo è l'inizio della fine. Per questo che io rispetto moltissimo Rupa Goswami. E anzi, ci sono due o tre versi dei suoi libri, dei libri di Rupa Goswami, che a me piacciono infinitamente, continuo a citarli a spada tratta. No, perché sono dei gioielli, veri gioielli. Però io non mi considero una rupanuga. Cioè, facciamo una distinzione tra essere devoti di Krishna e essere devoti di Pinco Pallo, Pallino, suo fratello o suo vicino di casa. A me, cioè, interessa Krishna. Non mi interessa Rupa Goswami, Bhaktisiddhanta, Prabhupada, Bhaktivedanta o chi per esso. Io ho sempre detto che ho un grandissimo rispetto per Bhaktivedanta Swami, Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda, eccetera, perché io li considero puri devoti che non avevano una loro, diciamo così, un loro interesse personale materiale. No? Non facevano politica, non facevano sfruttamento della gente, non facevano distorsione deliberata dell'ideologia, eccetera, eccetera, a scopi, diciamo così, contrari al Dharma. No? Loro hanno visto che diciamo così, il livello della conoscenza e dell'applicazione
spirituale nella società era diventato molto basso e hanno deciso di fare qualcosa per migliorare. E in effetti hanno fatto dell'ottimo lavoro. Però, cioè, ma loro stessi l'hanno riconosciuto che hanno fallito. Perché, per esempio, Bhaktisiddhanta negli ultimi tempi, cioè, è proprio registrato nella Prabhupada Linamrita anche, no? Che, vabbè, chi l'ha scritto l'ha scritto, ma l'idea è quella. Bhaktivedanta lo diceva: il mio guru mi ha chiamato, mi ha parlato con me, mi ha detto: se mai avrai dei soldi, stampa libri. Se io potessi, venderei le pietre, tutti i mattoni dei templi che ho costruito per stampare libri e distribuire libri. Perché? Perché la Gaudiya Mater era già allo sfascio completamente prima ancora che Bhaktisiddhanta lasciasse il corpo. E Bhaktisiddhanta lo diceva: i miei discepoli si stanno a litigare per chi prenderà la stanza migliore, per chi diventerà l'acharya successivo, per chi avrà più potere. Perché era già lo sfascio. E tu pensi che Bhaktivedanta non abbia fallito? Scusa, Bhaktivedanta. Per ah, voglio. cui il punto è che no, il nostro lavoro non è quello di avere successo. Il nostro lavoro è quello di fare il nostro dovere, senza attaccamento al risultato. Per cui in un certo senso non hanno fallito. Perché se avessero fallito veramente noi non saremmo qui a parlare di Bhagavad Gita. Cioè, perché chi ce lo veniva a dire? Capito? Quindi dobbiamo riuscire a vedere le persone per quello che è il loro vero valore, che non diminuisce niente di quello che hanno fatto di buono. Però credere, insegnare, affermare che il puro devoto, un guru, è infallibile, perfetto, non può commettere errori, è una mentalità estremamente pericolosa. Perché i discepoli non qualificati prenderanno soprattutto gli errori e porteranno avanti gli errori, buttando via quello che invece era sano, era giusto, era importante. La famosa storia del buttare via il bambino con l'acqua del bagno: addirittura in Kali Yuga la gente butta via il bambino e tiene l'acqua del bagno. E questo lo vediamo, no? Perché alcuni dicono: ma questi qua sono fanatici. No, 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 non sono fanatici. Perché se fossero fanatici delle cose giuste, no? Saremmo tutti meglio. Perché se fossero fanatici nell'idea di lasciare, di abbandonare, di superare le identificazioni materiali e gli attaccamenti materiali, se fossero fanatici in quello, sarebbe fantastico. Il punto è che sono fanatici sulle cose sbagliate. Invece che prendere il meglio dall'Oriente e il meglio dall'Occidente, prendono il peggio dall'Oriente e il peggio dall'Occidente. Poi ti fanno un pastone e ti dicono: voilà, questa è la conoscenza vera. Purtroppo, questo è criminale. Eh sì. Questo è ciò che la Shri Sopanishad chiama Hanta. Atma Hanta, già no. Atma Hanta vuol dire chi uccide l'anima. Come fai a uccidere l'anima? L'anima non muore. Cioè, voglio dire, è la prima cosa che dice Krishna nella Bhagavad Gita, no? L'anima non può né uccidere né essere uccisa. Allora, chi sono gli uccisori dell'anima? Sono quelli che rovinano le opportunità di progresso spirituale di se stessi e di altri. È chiaro che non la uccidono veramente l'anima, però la mummificano.
come si dice? La mettono in ibernazione, in criogenesi. E questo qui vale a ucciderlo. Perché finché quell'Afma lì non supera la spazzatura che gli è stata propinata, gli è stata fatta ingoiare come nettare, quell'Atma lì è perduta. E chi la vede più? Magari passerà qualche centinaio di vite prima che si ripiglia. Questi sono gli Atma, gli Atmahata, gli uccisori dell'anima. Questo è il problema. Quindi, Bhaktivedanta Swami ha fatto degli errori? Direi di sì. Direi di sì. Era infallibile? No. Era motivato da intenzioni negative? No. Era scemo? No. Era matto? No. Era diabetico al punto da non capire più niente? Direi di no. Il problema è che Bhaktivedanta Swami, come tutti, è apparso in un contesto, è cresciuto in un contesto e si è espresso secondo le modalità apprese nel contesto. Quello che la gente capisce non è un problema esclusivamente nostro. Noi diciamo delle cose, poi quello che la gente capisce è, vabbè, cioè, noi cerchiamo di essere più chiari possibili. Infatti, Bhaktivedanta Swami a volte era proprio ossessionante nella sua chiarezza su certi aspetti. Martellava come pochi, però quello che hanno capito chi quelli che leggevano i libri, sentivano le lezioni, eccetera, le classi, le lezioni, questo non è completamente responsabilità sua. Dovrebbe essere stata responsabilità sua accettare dei discepoli soltanto se era sicuro di poterli condurre diciamo, al punto giusto. Ma siccome non aveva scelta, ha preso quello che aveva. Ma non è che non ha mai detto che i suoi discepoli erano dei disgraziati, l'ha detto, Ha detto anche altre cose, però. eh. Ha detto, non so, però il punto è, bisognerà prima di tutto vedere quello che ha detto veramente. E giudicare e valutare quello che ha detto, che veramente in che contesto l'ha detto. Per cui, cioè, il contesto significa luogo, tempo e circostanza. Quindi se per esempio effettivamente Bhaktivedanta ha detto che uno dei suoi discepoli era un puro devoto, che bisognava ascoltarlo, io tendo a pensare che in quel momento, in quel periodo storico, in quella situazione, la persona indicata era sincera. Ma lui non Sì, ma perché lui l'inglese non lo parlava bene. Non parlava bene l'inglese. E soprattutto non aveva idea. Non conosceva affatto certe sottigliezze della psicologia umana. Perché lui, signori, faceva farmacista. Beh, diciamocelo. Cioè, non era al fine psicologo. Non aveva mai sentito parlare. Non capiva cosa vuol dire omosessuale. Non aveva idea di cosa vuol dire gay, omosessuale. Infatti, quando gliel'hanno spiegato, no, non è possibile. Cioè, ma la stessa reazione che ha avuto mio figlio Raghun, che non è scemo, no? Ragazzo ormai, diciamo così, più che adolescente, parlando di tante cose, mi ha parlato anche di questa cosa. Dice, no, assolutamente, ma veramente. Sì. Cioè, perché se uno non viene, come dire,
contatto con l'informazione corretta e sufficiente, prende per buono quello che gli propinano. Bhagavanata Swami ha frequentato delle scuole, degli ambienti, eccetera, in cui gli hanno propinato la panzana, che fisicamente il cervello delle donne è sempre a metà di peso rispetto a quello degli uomini. Cioè, dai, e lui l'ha bevuta. Perché? Perché non aveva modo di verificare. Cos'è andare in giro a aprire il cane alla gente col bilancino da farmacista? No, non poteva verificare. Inoltre, purtroppo, gli è andata male come matrimonio, perché ha sposato una che ci capiva della filosofia e della Bhagavad Gita così tanto che gli ha venduto la Bhagavad Gita per comprare biscotti per il tè. Cioè, voglio dire, questo era il tipo di esperienza che Bhaktivedanta Swami aveva delle donne. E ce credo! E ce credo che ci aveva da dire, no? Sì, vabbè, però questa era la sua esperienza. No, perché non è venuto a contatto con altre esperienze. Quando Bhaktivedanta Swami se ne usciva con le sue con certe boutade, tipo che i miei libri saranno i libri di legge per tutta l'umanità per i prossimi 10.000 anni. Sì, vabbè. Cioè, lui cosa voleva dire? Noi dobbiamo cercare di sforzarci di capire cosa voleva dire veramente. Cioè, quello che voleva dire veramente era che i libri che parlano della coscienza di Krishna, della coscienza spirituale, della conoscenza, della devozione, del karma yoga, del sanatana dharma, eccetera, eccetera, saranno un punto di riferimento importante per molto tempo a venire. Sì, però, cioè, dipende come ti esprimi. Dipende come ti esprimi. Lui si esprimeva come sapeva, gli altri hanno ascoltato come volevano. E hanno ripetuto come gli faceva comodo. Per cui non Nella è, cioè non è che possiamo dare la colpa, ah, come fa il nostro amico lì, Pierrot, no? Mon ami Pierrot, sai la canzoncina francese, Au clair de la lune, mon ami Pierrot, donne-moi ta plume, pure écrire amour. Questo canadese di cui si parlava all'inizio, delle ricche, sì. il nostro amico Pierrot, capito? Ma sai, lui a Sì, me ma sembra. lui praticamente è rimasto, come il dottor Ski, è rimasto traumatizzato, ma ha capito anche lui quello che ha capito. Cioè, io continuo a insistere, Prabhupada non era onnisciente e infallibile, però non era messo così male come questi pensano. Non c'aveva la demenza galoppante perché c'era il diabete, non era malvagio, degradato, capito? Vabbè, perché c'aveva la sua formazione. Un'altra delle citazioni che io ho visto nel link del video che mi hai mandato, no? Questo qua se la piglia tutta calda perché dice che Prabhupada addirittura ha detto che Abramo Lincoln ha fatto un grave errore a liberare gli schiavi perché era meglio che restavano schiavi e ricevevano un po' di cibo, un po' di vestiti. Allora, come la pigli questa esternazione? Io personalmente la piglio sotto la prospettiva che se oggi una persona viene comunque sfruttata, schiavizzata, maltrattata, costretta a lavorare troppo, costretta a lavorare in condizioni, diciamo così, dannose, pericolose, eccetera, gli danno meno
di quello che in realtà dovrebbe servire per mangiare e vestirsi e avere un posto dove dormire. Allora, in questa prospettiva, io capisco quello che voleva dire Bhaktivedanta Swami. Certo, non voleva dire che lo schiavismo è una cosa buona, che la gente va venduta al mercato separata dalle famiglie, in realtà le separa dalle famiglie lo stesso. Cioè, è chiaro che l'idea è diversa da quella che ha capito lui. Perché, per esempio, appunto, come si diceva prima, se ci sono delle statistiche, specialmente negli Stati Uniti, che una grossa percentuale, e qui non oso dire il numero perché sapete che c'è la discalculia, no? Ma una grossa percentuale di persone che vivono per strada, i famosi homeless, senza tetto, in realtà hanno un impiego, hanno un lavoro, lavorano anche più di 40 ore alla settimana e non riescono a pagare un affitto. Secondo il ragionamento di Prabhupada, almeno se erano schiavi, un posto da dormire in una baracca ce l'avevano. Sembrerebbe che abbia detto, insomma, che non abbia avuto delle uscite felici sulla gente di colore, non solo quella volta, ma Sì. anche più. Guarda, gli indiani, compresi gli induisti, sono diciamo, la categoria più razzista che io ho mai visto. Vai. Sono di un razzismo spaventoso, ma sono razzisti pure tra di loro. Sì, tra di Cioè, loro sì, perché col fatto delle famose caste, però. no, no, le caste non c'entrano niente. Le caste non c'entrano. Ma hanno ereditato il razzismo virulento dai britannici e anche dagli islamici. Perché guarda che nell'Islam questa storia della fratellanza è una presa per i fondelli. Perché se tu vai a chiedere, ci sono i veri musulmani, che sono gli arabi, e gli altri sono schiavi convertiti. Se tu vai a vedere, c'erano su YouTube, adesso probabilmente li hanno tolti, però c'erano proprio dei documentari, delle proteste, eccetera, di musulmani dall'India, dal Bangladesh soprattutto, che sono andati a lavorare in Arabia Saudita e sono stati trattati, sono trattati come schiavi o peggio. Ah, E sì. allora cosa vuol dire, scusa, secondo te? Perché sono convertiti, non sono arabi. Quelli di sangue arabo puro sono i veri musulmani. Gli altri sono schiavi convertiti. Cioè, è chiaro che dopo essere stati sottoposti a questo tritamento di cervello dal 700 fino al 1900, cioè praticamente 1200 anni, Eh sì. cioè 1200 anni di tritamento di cervello per condizionarli ad essere razzisti. E che ti aspetti? Le persone che io ho conosciuto che sono meno razziste tra gli indiani induisti comunque fanno una netta distinzione tra gli indiani e i non indiani. Per cui se una cosa, se un indiano dice delle stupidate pazzesche, sta dicendo il massimo della verità. Se un occidentale dice delle cose più valide, invece, cioè, non serve a niente. Ci sono pochissime eccezioni, una di queste è Konrad Elst, che è molto intelligente, e però sta bene attento a non dire che è induista. Chi è questo? Il Konrad Elst è un professore, uno studioso, diciamo, piuttosto quotato, che ha parlato molto della faccenda delle caste, della invasione ariana, eccetera. Ci sono un sacco di suoi videoconferenze, eccetera. Però
Lui si presenta col suo nome, diciamo così, mi sembra che sia danese, di Danimarca. Cioè, Conrad non è mica un nome induista, eh. No. E così ci sono un sacco di altre persone che vogliono farsi, diciamo così, prendere sul serio dal punto di vista accademico, come ad esempio lo Stephen Knapp, che cioè, il suo nome iniziatico dovrebbe essere Srinandanandana, come Geoffrey Armstrong, che il suo nome da iniziato dovrebbe essere Kapilendra Rishi, mi sembra, Kavindra Rishi. Cioè, si presentano con i loro nomi occidentali, perché sennò questi indiani si agitano. Si agitano. Che sono razzisti, ma lo sappiamo, sono tutti razzisti, più o meno, a diversi livelli. Quindi non è che Bhaktivedanta Swami, cioè, razzista, ma Veniva da quella comunque. cultura lì. Brava, per questo vi dico che bisogna contestualizzare. Cioè, gli errori che ciascuno di noi fa non sono necessariamente errori malvagi, intenzionali. Cioè, uno può essere pure delle volte prendere delle cantonate spettacolari, che poi dopo hanno dei risultati. Cioè, ciclopici dal punto di vista di disastro. Però questo non significa un pure d'oro, che non è un pure d'oro. Cioè, può essere un pure d'oro, perché lui non aveva altre motivazioni. Ha fatto la cantonata, ma l'ha fatta in buona fede. Qui c'è la differenza tra le persone in buona fede e le persone in mala fede. Il pure d'oro è sostanzialmente una persona in buona fede. Che sia Kanishka, che sia Badiyama, che sia Uttama, è una persona di buona fede, che è sincera. E la sincerità, l'onestà, la veridicità è il primo e il più fondamentale principio del Dharma. Se non c'è quello, è meglio che spegniamo la luce, chiudiamo la porta e andiamo a casa, perché non si fa niente. Chiunque parli di religione, spiritualità, senza il principio della veridicità, cioè, facciamolo perdere, perché chi c'è? C'è l'orologio? No, no, stavo guardando che ogni tanto mi dice che c'è un po' di problemi con internet, qui quando piove. Vabbè, no, io qua sto andando avanti abbastanza bene. Sì. Va bene, quindi, cioè, non lo so, questo soddisfa la domanda. Direi di sì. Sì, è stata illuminante, diciamo. Io direi che noi possiamo mostrare rispetto a tutti, come diceva Chaitanya, no? Amanina Amanadena. Mostrare rispetto a tutti senza aspettarsi onori particolari per noi stessi, però dobbiamo difendere il servizio, dobbiamo difendere i principi del Dharma, dobbiamo difendere i principi di Vidya, dobbiamo difendere quello che è giusto. Perché altrimenti se non c'è ne ha tutti a rotoli. Quindi questo è importante. Non è che voglio dire, dobbiamo mancare di rispetto a qualcuno. Quando noi riconosciamo i limiti di una persona, non è che gli stiamo mancando di rispetto. No. Mancare di rispetto è qualcos'altro, diverso. Vediamo i limiti, vabbè, cerchiamo di comprenderli e di superarli. Cioè, come dicevo prima, no? Bisogna capire da dove viene questa cosa strana che una persona sta dicendo o facendo. E quindi comprenderla nel contesto e vedere qual è l'utilità. No? Perché, per esempio, appunto, c'è la famosa citazione, se vedi Nityananda. Nityananda, cioè Goranitai, che entra in una taverna dove vendono il vino, pensa che probabilmente sta andando a predicare. Cioè, non è che devi subito pensare al peggio, capito? E soprattutto non andare in giro a dire del peggio.
Però non è che perché Nityananda è entrato nella taverna che vende il vino, allora va bene entrare nelle taverne a bere il vino. Cioè non è che... Oh, ecco, non so se tu l'hai visto, Brian di Nazareth. No, Life of Brian, ok. lo conosco, ma Hai non sentito so qual è. parlare? I Monty Python sono tremendi, però Sì. le imbroccano, imbroccano. E c'è un passaggio proprio molto illuminante. Allora, Brian è uno che è nato nello stesso periodo, no, praticamente, molti lo prendono, cioè praticamente fa la controparte del Gesù Cristo, ok? E c'è a un certo punto che Brian viene rincorso diciamo così, da una folla che è convinta che lui è il Messia, no? E allora sta folla gli corre dietro, ah, maestro, maestro, Messia, eccetera, eccetera. E lui non ne vuole sapere, no? E corri, corri, perde un sandalo, perde una scarpa. E allora ci sono i matti, i seguaci, oh, ci ha dato un segno, il sacro sandalo. E no, dice, no, dobbiamo seguire tutti, dobbiamo seguire il suo esempio, tutti si tolgono un sandalo, dobbiamo camminare con un sandalo solo. Allora Brian si incava, si toglie l'altro sandalo e lo tira addosso, no? Ecco, ci ha dato un segno, dobbiamo tirare addosso, sai? Cioè, seguaci stupidi, ce ne sono sempre a bizzeffe. Purtroppo il lavoro di Bhaktivedanta Swami gli ha richiesto di scendere a compromessi e accettare dei seguaci stupidi perché no, se no non faceva niente. Tutto lì. Non è che sapeva esattamente che cos'erano, che cosa facevano, che cosa volevano fare i seguaci stupidi. Si rendeva conto che erano un po' stupidi, però questo era quello che... Cioè, Non aveva non altro. aveva altro. Per cui, cioè, questa cosa gli si è rivoltata apertamente contro. Perché che l'arsenico fosse nell'acqua di Maya, pur di Vrindavana. Io so che Bhaktadas, William Benedict, ha detto che a un certo punto la gang attorno a lui gli impediva di vedere, di parlare con chiunque se non era controllato da loro e gli impediva di uscire dalla stanza se non glielo permettevano, gli hanno portato via i documenti, non gli davano il suo passaporto, cioè finché non firmava, non cioè Hanno sequestrato. l'hanno sequestrato e questo lo sanno tutti, eh. Sanno tutti quelli della cerchia, lo sanno tutti. Poi ovviamente non è che loro fossero tanto meglio degli altri, però diciamo che a diversi livelli ci sono dei livelli molto bassi e dei livelli molto alti, cioè le famose 50 sfumature di stupidità. Per cui, ecco, questo approfitto per infilare dentro anche questa cosa. Del chi era Paramvijaya che mi diceva che io avrei detto che Krishnadasa Kaviraja Goswami è un prakriti saggio. Allora facciamo una dichiarazione pubblica. Allora, quello che io ho detto è che Krishnadasa Kaviraja Goswami, come gli altri del gruppo, diciamo così, dei Gaudiya Vaishnava, sono bengali. Sono di cultura e mentalità bengali. La cultura e la mentalità bengali è sentimentalista per natura. Lo vedi che sono sentimentalista? Ma vai, ma senti i kirtan che fanno i bengali? Oh, sono tutto cuore, sembrano lapule, no? Cioè, sono
vero. Che cos'è? Cioè, sono sentimentalisti. Questo stesso sentimentalismo è stato diciamo così, il vivaio, il terreno su cui si è sviluppato la tendenza Prakrita Sahaja. La tendenza Prakrita Sahaja è una tendenza sentimentalista superficiale. Allora, chi ha orecchie per intendere, intenda, e chi ha cervello per comprendere, comprenda. Chi invece non ce l'ha, faccia un po' quello che gli pare, e Ma sai, non è un quando si ha una problema mio. concezione ancora così, che quello lì, siccome il puro devoto nel Vabbè. sentimento, preparazione del Chaitanya Mahaprabhu, tutta sta sbrodolamento di sentimentalismo cattolico, Sì, cioè io, appunto, non cioè, vai da nessuna perché lo parte. chiamiamo cattolico, che loro preferiscono il cattolico, l'idea del Prakrita Sahaja, ma è la stessa cosa. Cioè, il santino con la preghierina, la candelina, la Madonnina, la Piripina, cioè, è sentimentalismo, non è che è sbagliato. No, è che loro lo vedono come un'offesa, è quello il problema. Loro vedono come un'offesa il fatto che non sei, non hai, non accetti la loro opinione. Ma la loro opinione è sbagliata. Se la loro opinione è sbagliata, io non accetto la loro opinione, io non li sto offendendo. Sono loro che sono fuori di cervello. Se pensano che io li offendo, li maltratto, li perseguito o li attacco perché non sono d'accordo con la loro opinione sbagliata, possono pensare quello che gli pare, ma io non sono d'accordo con la loro opinione sbagliata. Allora andiamo a verificare. Ma siccome non hanno l'intelligenza per verificare, non hanno l'intelligenza per comprendere, per ascoltare con precisione quello che viene detto, vabbè, auguri, buon viaggio, buon divertimento, fate un po' quello che vi pare. Capisci? Per cui l'importante è che noi chiariamo esattamente quello che diciamo noi. Quello che diciamo noi, facciamo noi e lo sosteniamo con delle informazioni verificabili sugli shastra e sulla storia. Perché gli shastra li possono leggere tutti. E la storia po possono verificarla tutti perché ormai nell'epoca di internet non c'è neanche più bisogno di andare in biblioteca. Con un clic ti vai a leggere tutta la storia da tutte le fonti che vuoi. Più fonti leggi che dicono la stessa storia e più hai possibilità delle verifiche incrociate. La verifica incrociata è una cosa che è normale nel campo degli studi accademici, per cui tu vai a vedere la stessa storia raccontata da Krishnadasa Kaviraj, la stessa storia raccontata da Lochanananda, no, Vrindavan Das, e vedi che sono due storie diverse. Sono due versioni così diverse della stessa storia che uno dice: momento, fermi tutti. Qui c'è qualcosa che non torna, i conti non tornano. Perché se tu mi porti due scontrini della stessa spesa, che la raccontano diversa, e allora c'è qualcosa che non torna. Se nella Chaitanya Charitamrita c'è scritto che, come abbiamo già elaborato altre volte, c'è scritto che Krishna Chaitanya è andato dal Kazi e si sono andati. Il Kazi l'ha invitato di sopra a bere il tè con noi e sono stati tutti super amichevoli e alla fine Kazi è diventato discepolo di Chaitanya e addirittura si è messo lui a cantare Hare Krishna. Questo è quello che dice Krishnadasa Kaviraj. Quello che invece dice Vrindavan Das è che Chaitanya è marciato sulla casa del Kazi con migliaia se non milioni, Vrindavan Das è un pochino, secondo me, un po' iperbolico.
direi che bastavano migliaia senza andare a cercare i milioni, no? O anche solo centinaia, perché insomma, casi, cioè quante guardie aveva a casa. Per cui, se fossero state anche solo. Quanta gente c'era in quel posto lì, oltretutto, Esatto, nella esatto. metropoli. Anche se fosse stata solo un migliaio, capito, di persone, sono andati tutte con le torce e tutti gridavano a morte il Kazi. E Chaitanya, secondo Vrindavan Das Thakura, ha detto: oggi eliminerò tutti i musulmani dalla faccia della terra. Infatti, quando sono arrivati alla casa del Kazi, tutti quanti se l'erano data a gambe, compreso il Kazi stesso. E anzi, i musulmani che facevano parte della corte del Kazi si erano tutti travestiti, si erano messi il chad in testa per non far vedere che c'erano la barba, forse si sono vestiti pure da donne, perché è quello che fanno spesso, per non farsi riconoscere, no? E la casa del Kazi è stata saccheggiata. È stata bruciata. Non ci sono stati i tè coi pasticcini, coi samosa, coi pakora, i chai, cioè. Sono due versioni piuttosto diverse. Parecchio. Cosa vuol dire secondo te? Vuol dire che qualcuno non la sta raccontando giusta. Ma avevano detto, perché io ho contestato un po' questa cosa parlando con certe persone, e mi avevano detto no, perché Krishnadas Kaviraj ha scritto la città di Ceritami, sta prendendo i resoconti da, come si chiamava, quello che stava vicino a Chaitanya Mahaprabhu in Orissa. Ah, Swarupa Damodara. No, Ci aveva i diari, no, non mi sembrava. quello era Murari Gupta. I diari, no, sì, ma in ogni caso, qualsiasi sia stato, sono due versioni diverse. Quindi, o è Krishna Dasa Kaviraj che la racconta male, o è Vrindavan Das che la racconta male. Per cui, se loro dicono che tutte e due hanno ragione, non è che questo significa che dobbiamo essere trascendentali e pensare che tutti e due hanno ragione. Questo non vuol dire essere trascendentali, questo vuol dire essere, come dire, molto tolleranti. Ma non ha niente a che vedere col trascendentale, perché stiamo parlando di fatti storici. Il Kazi non era mica un ectoplasma. Cioè, stiamo parlando di fatti storici. Quindi il fatto che te li giustificano come scritture vediche è ciccio, direi di no. Infallibili, apaurusheia, che non sono stati scritti da esseri umani. Shabda Brahman, e la forma sonora di Dio. Sì, ma no, cioè, Krishna Dasa Kaviraj, dai, ciccio. È chiaro che Krishnadasa Kaviraj ha scritto per far contenti i musulmani. Grazie. Vrindavan Das evidentemente non interessava di far contenti i musulmani. Anzi, cioè dal testo che ultimamente mi hanno fatto vedere. Addirittura tutti volevano prendere calci in testa a tutti. Vabbè, insomma, ragazzi, cioè un pochino. Dicevo, cioè, vediamo uno deve calmarsi un attimino, prendere un po' di camomilla. E Krishna Dasa Kaviraj deve cambiare gli occhiali perché non ci vede bene. Fa una visita capito? Va bene. Cioè, tutto questo senza offese, naturalmente, bonariamente, giovialmente, tutti possiamo fare errori. Si Tutti. offende perché è Sì. proprio nell'ignoranza, per esempio. No, Cioè, è triste. Chi bisogna. Allora. soffende è triste perché non ha nemmeno un po' di senso dell'umorismo. Brava, è questo. Poi abbiamo bisogno un po' di senso dell'umorismo. Quindi, Ciao. cioè, noi siamo. Io personalmente incoraggio tutti a essere molto rispettosi, però non a essere bigotti. Superstiziosi, che dobbiamo credere che quel giorno lì c'erano 10 milioni di persone in uno stradino di 10 metri di larghezza.
Se vai a Maya Porandara, cioè, Sì. sono rimasti, vabbè, forse si sono un po' espansi Sì, grazie. magari le strade erano più grandi, però dai, I tempi possibilmente. erano descritti Dai, come dai. villaggi, eh. Cioè, io ho visto milioni di persone a Rata Yatra, non si muovono. Al Kumbh Mela, se metti 10 milioni di persone sulla strada principale di Puri, non ci stanno. Ed è non mica uno stradino. Cioè, voglio dire, vabbè. Però non è che questo cambia il valore della missione di Caitanya. Anzi, anzi. Cioè, ciascuno prende quello che vuole prendere. Ciascuno prende quello che è utile, efficace nel tempo, luogo, circostanza. L'importante è che deve essere sempre in accordo con i principi di base di Dharma. E Vidya, perché se non è in accordo con il principio di Dharma e Vidya, non va bene. Per il resto, ognuno può, perché, per esempio, la storia che Narada Muni racconta del re Puranjana, no? Cioè, è chiaro che non è, il re Puranjana non è una persona reale. E vengono a dire mai. Vabbè, dai. Ok, io direi che per oggi ne abbiamo picchiato Va bene. abbastanza. Senti, la prossima la facciamo su Janava Devi. Va bene, certo. Sì. L'avevamo lasciata lì in sospeso. Perfetto, alla prossima. Ok. Grazie. Jai Jagannath. Dai.